Benvenuti a tutti, siamo a Casale Cremasco, Cascina Gavazzi, Piantoni. Questa cascina è strutturata con 300 mucche, 700 capi, 300 in lattazione e 100 in rimonta. I rifiuti animali prima venivano smaltiti nei terreni, ma dopo l'entrata in vigore di determinate norme, non avendo abbastanza terreni per lo smaltimento, abbiamo deciso di installare l'impianto biogas nella nostra cascina. Dopo il trattamento biogas, separato liquido solido, viene comunque smaltito nei terreni e non è più dannoso come quello di prima. Adesso vi porto a visitare l'impianto biogas. Come potete vedere alle mie spalle c'è il digestore dove giornalmente vengono inseriti 60-70 metri cubi di matrici, liquame, letame, e questi 60 metri cubi sono abbastanza sufficienti per far portare il motore a 100 kW, che è il suo massimo della potenza. Questi 60 metri cubi giornalieri ci danno anche l'occasione di avere una scorta di gas nel telo del digestore casomai dovesse spegnersi la pompa e bloccarsi la pompa, il motore non andrebbe a spegnersi ma lavorerebbe ancora con questa scorta di gas. Quel telo qua in pratica fa un polmone e in base a quello che dai da mangiare con questi 60 metri cubi lui lavora alzandosi e abbassandosi. Essendo un impianto piccolo, alla minima variazione delle matrici può influire sulla portata del biogas, sulla quantità. Abbiamo strutturato l'impianto biogas in base alla dimensione della cascina e ai capi che abbiamo in cascina, in modo da creare così un circolo chiuso, senza dover aggiungere altre matrici o altri prodotti per l'aumento del gas nel digestore. Il biogas prodotto viene convogliato nel cogeneratore da 100 kW, dove giornalmente vengono prodotti 2390 kW. L'elettricità viene convogliata e messa in rete e il termico viene utilizzato sul fermentatore per il riscaldamento del digestore. La manutenzione del cogeneratore viene effettuata una volta al mese da parte mia e degli addetti del motore del cogeneratore. Vengono fatti anche delle analisi sul gas, sulle caldaia e queste analisi servono per vedere l'andamento del motore, che vita sta facendo il motore con il gas che viene dato a lui per alimentarsi. La manutenzione del digestore è più una cosa visiva, nel senso che una volta ogni tot periodo abbiamo l'abbassamento dei mixer all'interno per andare a smuovere il fondo e portarlo magari in superficie, dato un riciclo attraverso la pompa che abbiamo nell'altro container. In caso di spegnimento motore c'è un sistema di avviso tramite chiamate e messaggi che arrivano direttamente sul mio telefono. Questo impianto, in funzione dal 22 dicembre 2013, ci permette lo smaltimento dei reflui animali e un'integrazione del reddito agricolo.